Adesso faccio la Cinghiale foto. morto. Adesso siamo vicino a Vigalla. Oggi giro strano, particolare, mai fatto. Andiamo a vedere se c'è la possibilità di uscire da Vigiallo al filo di Nolezzo, che è là. Allora, si vede. A dopo. Ecco, qua c'è Vigiallo. Fa un freddo boia a nord, però su un caldo. Un bel caldo. Eccolo qua, Vigiallo. A dopo, ecco qua Vigiala, ancora in ombra, fa freccia. Adesso noi proseguiamo per il sentiero qui, entriamo a Nor nella valle, poi la passiamo e puntiamo su dritti verso il filo di Nolezzo, vedere se riusciamo a trovare qualche traccia, qualcosa, o la possibilità di passare. A dopo. Siamo sul sentiero ghiacciato che da Vigiala porta a attraversare la valle per salire. Una volta andavano a Nulez e a La Spessa, tracce di cinghiali, ma qui è il loro regno. A dopo. Ecco, qua si vede bene dove vorremmo andare. Vorremmo arrivare lì, passare sotto quelle rocce e poi salire e trovare il sentiero del filo di Nolezzo. Sì, bisogna le rocce girare a destra, bisogna puntare alle rocce. Adesso siamo arrivati alla valle, la passiamo e poi cominciamo a salire. A dopo. Adesso passiamo la valle di Nolezzo, la valle, il rio, cioè qui, e poi è quello che arriva giù al ponte sotto. E adesso da qui si sale. Vediamo, questo è un percorso che non abbiamo mai fatto. Oggi avventura. A dopo. E stiamo salendo il ripido pendio boscoso che ci porta al pianoro lì sopra, che dovrebbe essere in quella zona lì. Lì. Però tutto qui è tutta una novità. E poi tra l'altro è tutto ripido e impervio. Ripido e impervio. Fortunatamente siamo a sud. E fra un po' arriva il sole e sta bello al caldo. A dopo. Siamo sempre in mezzo al bosco. Adesso siamo sul pianoro che avevamo individuato. E boh, vediamo. Proprio non ho idea di dove si possa poi passare. Là si vede bene La Spessa, ce l'abbiamo lì davanti, quindi so dove, più o meno so dov'è, cioè dove siamo. Siamo a circa, boh, 800 metri, poco più, poco meno. E ce ne mancano ancora fino a 1300, un po', eh. A dopo. Adesso siamo usciti dal bosco e cominciano i salti rocciosi, la parte più interessante. Adesso qui è inedito proprio. Fin qua siamo arrivati un paio di volte, mi sembra. Adesso in avanti è tutto un bel mistero. Ciao! I primi passaggini delicati. Adesso dobbiamo raggiungere quella parete, qua non la vedi, però la si vede. Bello! Sono tutti così e Bello! uguali. Ma che bello! Adesso inizia la parte, ripeto, più bella, più interessante, aperta, tra
tutta da studiarsela, trovare i vari passaggi. Eccola là. Ciao! Arrivo! Bellissimo! Siamo arrivati sotto la grande parete e qui sarà la chiave di tutto. Riuscire a trovare il passaggio per uscire fuori. Che non è scontato. Che roccia. Ne spa scontato. Speriamo di essere premiati. Qua dentro no. Adesso andiamo a vedere dietro. Di qua? Sì. Questa è la grande parete che avevamo individuato di là, che bisognava raggiungere. E che è enorme poi, ma che roba là? Vabbè, a dopo. Passaggino aereo. Stai calma, tranquilla. Fin dove ho visto passa. Al limite c'è delle piante e ci caliamo giù. Stai attenta lì, piano. Tiro giù la corda, eh? Attenta all'erba, eh? Brava, dai, sei fuori. Sì, sì, siamo fuori. Proprio fuori. Adesso siamo sotto la grande grotta, che questa qui è una grotta della Madonna. E io sono andato su da prima, ho messo la corda e adesso ritorniamo su. Qua il passaggio sarà quarto quinto. Io non comment. Questa è la grande grotta. Ti devi infilare dentro qui e uscire fuori. Aspetta, eh. Eccola qua! Raga, me la son fatta da primo. È matto. Vado, adesso vado. Ma che ambiente. Spettacolo. A dopo. Prima è di là, ho dovuto spostarmi di qui perché scivolava tutto. Guarda dietro. Buon, adesso siamo usciti dal passaggio durissimo. Adesso abbiamo queste roccettine qui e poi vediamo, raga. Ma dove cazzo siamo? Guarda. Mamma mia. A dopo. Cresta divertente rispetto a sotto. Che panorama, raga. Qui si scherza minga. Al fra. Eccolo lì. Quello lì è il fra. Dobbiamo arrivare su là. C'è ancora un po', ma poi quando becchiamo il sentiero del filo di Nolezzo è tutto più facile. Sì, ma va che vale, è assurda, eh. Però è stupenda. Cioè, qua c'è delle avventure che sono una cosa da fuori di testa. La cresta centrale qui è una cosa stupenda. Aerea. E questa, non parliamo poi di questa. Poi abbiamo costellato una volta tutto il canalone che arriva fin su lì. Uno spettacolo, però lì è tutto estremo. Ecco là il lago, ma penso che questa qui di oggi è la più difficile. Passaggi di quarto grado. Da primo. Boh, adesso vedo che lì sbarra ancora delle rocce, vediamo. Ciao!
Adesso abbiamo trovato questo canalone erboso in piedi. Adesso lo seguiamo fin sotto quelle rocce là. Poi vediamo dove ci fa uscire. A dopo. Eccoci usciti sul sentiero. Siamo saliti da qua. Adesso abbiamo trovato il sentiero normale e andiamo avanti, adesso la mangiamo. C'era una bella aquila e non sono riuscito a prenderla. Due. Due. Eccoci sul sentiero. Eh? Ho capito dove sì, siamo. Sì, qui dove uscisci. Sì, sì. Qui esci, fai sta placca qua. Qui è il pezzo dietro, quindi abbiamo da fare quello col filo di col filo della luce. Qui è dove siamo usciti. Sì, ma raga, la saperva. Qua c'è tutta la valle. A dopo. Ecco. Adesso siamo sulla via normale, si può dire. Questa è la via normale del filo di Nolezzo. Dobbiamo fare quella cimetta lì e poi siamo arrivati. Minchia. È stata dura, ragazzi, dura dura. Che fatica. Possiamo mangiare qua? Sì. Oh, adesso è come essere a casa. Sì. A dopo. Siamo sempre sul filo di Nolezzo. Vedi, confronto a quello che abbiamo fatto prima qua e puoi correre. Beh, oddio. Ecco lì il Cognacurta, la Marona, quello là in mezzo è il Torione, tutta la catena dell'Aurasca, Marsicce, qua dietro la Cima Sasso, là si vede la Testa di Menta, il Tignolino, e Ragozzale, il Desen e il Parise. Questa è la cresta, la magnifica cresta dei Galli, questa da fare. No, forse ho sbagliato. Questa. In fondo si vede Cicogna, allora lì. Là si vede la moglie, provata. È provata, eh? Sono provata. È stata brava, dai. A dopo. C'è un po' di neve qui però, bisogna stare attenti. Anche là a nord, vedi? Bel passaggino sul filo di Nolezzo, caratteristico il dito. Mica me su strac. Ciao! Sempre sul sentiero della normale del filo di Nolezzo. Sempre più vicini alla meta. A dopo. Le belle crestine del filo da Nulez. Adesso che arriva su lì in cima, penso che quasi arrivo. A dopo. Adesso siamo sul pezzo attrezzato col filo di rame qui, filo della corrente.
C'è un po' di neve a nord, è ovvio. Però, essendo pomeriggio, è abbastanza tranquillo. Sì, un pochino ghiacciato, ma niente di... Stamattina sì, senz'altro. A dopo. La bella cicogna. Adesso abbiamo l'ultimo tratto un po' complicato perché c'è un po' di neve scivolosa e sotto il terreno è ghiacciato, però c'è il filo. Oggi il filo ci aiuta, no? È stressata, oggi è stressata. L'ho stressata. A dopo. Dietro il foyer il Monte Rosa. Adesso siamo alla fine del filo di Nolezzo. Ha baffiato una variante un po' complicata, difficile. E buon, adesso soddisfatti, stanchi. Torniamo a casa. Un'ora, un'ora e, me no, un'ora e mezza dovremmo essere alla macchina. Sì, Facciamo anche di più. noi riposiamo. Madonna, è stata dura Io veramente, sono distrutta. impegnativa, proprio passaggi da brivido. A dopo. Ecco, qua si vede bene la cresta che abbiamo fatto. Siamo passati da lì, sotto sotto. Ci siamo incuneati lì dove c'è quella lì bianca. Siamo usciti fuori e siamo andati ad agganciarsi al filo di Nolezzo che è là. Poi abbiamo fatto la parte finale del filo qua. E noi usciamo sempre là dove c'è quello sperone, noi usciamo lì. Non andiamo mai fino in cima. C'è una traccia di sentiero. Qua poi si vede la cresta del Fra che... È questa, cazzo, anche questa è bella tosta, questa che abbiamo fatto. Poi ne abbiamo fatte anche dentro qui, questa. Questa, dove cacchio è? Vabbè, non la vedo, anche una qua dentro. C'è troppo No, c'ho un riflesso sulla cosa, non riesco a... Ciao!